Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale Giada's Bakery House. Allora, oggi per voi pizzoccheria alla Valtellinese. Esatto, useremo tutti i prodotti che abbiamo comprato dalle Montagne di Giulia al mercato di Porta Palazzo dell'antica tettoia dell'orologio. Esatto. Allora, vediamo subito ingredienti e procedimento. Per i nostri pizzoccheri alla Valtellinese ci andranno 250 g di pizzoccheri della Valtellina IGP, 250 g di patate, 400 g di verza, 300 g di bitto DOP, 150 g di burro, uno spicchio d'aglio, della salvia, sale e pepe. Allora, mettiamo il burro a sciogliere con la salvia, l'aglio, lo schiacciamo leggermente e lo mettiamo. Saliamo l'acqua. Allora, l'acqua bolle, piano piano, senza ustionarci, cosa che sta accadendo. Mettiamo. Allora, ovviamente le abbiamo già tagliato tutto, così ci siamo portati avanti. Un'altra cosa, allora, ci andrebbe il cavolo cappuccio. Noi non l'abbiamo trovato e abbiamo optato per prendere la verza chiara, che l'abbiamo trovata in quel banco di quella signora di tutti i prodotti piemontesi. Quindi, mi raccomando, prendete il cavolo cappuccio, quello scuro. Adesso facciamo bollire per circa 5, dai 5 ai 10 minuti e poi aggiungiamo i pizzoccheri. Allora, mettiamo i pizzoccheri. Che dovranno cuocere per 8 minuti, poi se li lasciate meno meglio ancora, perché tanto poi bisognerà passarli in forno. Allora, intanto che i pizzoccheri cuociono, preriscaldiamo il forno, lo mettiamo ventilato così fa anche la crosticina e lo mettiamo a 200 gradi. Allora, intanto togliamo, vabbè, i pizzoccheri sono pronti, togliamo l'aglio. E poi prendiamo una pirofila, scoliamo così. Burro. Quindi andiamo ad alternare pasta, esatto, con le verdure, al formaggio con il burro e salvia. Allora, aggiungiamo anche un po' di acqua di cottura. Aggiungiamo anche la salvia. Che profumo che fa questa salvia, buonissimo. Sì, è del mio giardino. Ok, e andiamo a infornare. Andiamo ad infornare. Allora, i nostri pizzoccheri sono pronti. Li lasciamo fermi dentro il forno spento per circa un quarto d'ora, in modo tale che riposino e si compattino, ok? Facciamo così, lo chiudiamo, lasciamo leggermente, mettiamo uno strofinaccio, in modo tale che non si formi la condensa all'interno. Buon appetito! Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al mio canale.